Salve. Martedì 21 luglio, San Lorenzo da Brindisi. È il 203esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 163 al termine. Il sole sorge alle 5.43, tramonta alle 20.51. La luna sorge alle 6.11, tramonta alle 21.41. Ad Asolo, occupata dalle truppe imperiali, scoppia una rivolta popolare provocata e diretta da agenti veneziani. Gli insorti, fra cui si notano specialmente gli abitanti di Pagnano, al grido di Marco Marco, occupano la città, disarmano il presidio spagnolo e danno alle fiamme l'archivio pubblico. Le previsioni per domani. In pianura, da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti specie nel tardo pomeriggio o sera. Sulle zone montane, inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata, nuvolosità in aumento, a tratti anche consistente. Precipitazioni, dalla tarda mattinata, graduale aumento della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi sulle zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura. Altrove, probabilità minore di locali fenomeni. Specie nel tardo pomeriggio o sera. Temperature minime pressoché stazionarie, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Una visita ad Abbazia Pisani e incontrare il luogo da dove è ricominciata la civiltà della Marca Trevigiana, durante e soprattutto dopo le invasioni barbariche. Oggi questa è una frazione del comune di Villa del Conte, nel Padovano, e confina con San Martino di Lupari, antico confine del Muson, proprio con la signoria padovana. Ma è da sempre questa zona legata alla Marca, dalla sua presenza sin dai primordi tra i territori della diocesi di Treviso. Il campanile svetta sulla piana e il casone bianco richiama l'antica abbazia benedettina, sorta secondo alcuni sin dal 600 d.C., anche se la prima traccia certa è del 1085, quando i feudatari Capo San Piero e da Onara donarono queste terre al nascente monastero. Come infatti racconta l'affresco dentro la parrocchiale, in realtà era uno scambio per l'opera di bonifica che i benedettini portarono a termine in una vasta area che andava fin quasi a Bassano e poi giù oltre il Capo San Piero, mentre verso Treviso raggiungeva e superava le sorgenti del Sile. Oggi è la chiesa dedicata a San Pietro e Santa Eufemia a raccontare la storia di questa potente abbazia. Testimonianze romaniche, come questa parte alta di portale identica al Duomo di Treviso, o ancora l'esterno della navata destra con le pietre che testimoniano la presenza della facciata di stile romanico coperta da quella settecentesca, richiamano il tempo dell'ora et labora. Ma è il pozzo giunto a noi che dà la sensazione del chiostro, che a sua volta, come descrive questo disegno, era racchiuso tra i broli e i magazzini del convento. Oggi forse il fronte del chiostro è questo bar, mentre il resto della potente abbazia si è dissolto nel tempo. A ricordarlo il nome della frazione, aggiunto però a Pisani, cognome del cardinale che fu commendatario nel XVI secolo. Due le curiosità legate a questo luogo. Sembra che proprio da questa abbazia sia partita la bonifica del territorio che prese il nome di Bassano, mentre la leggenda racconta che qui sia sepolto il sanguinario Ezzelino, visto che i da Romano un tempo erano i da Onara, gli stessi che donarono queste terre ai benedettini.